La depressione è il rogo dell'anima, la depressione è la letargia dello spirito, è il disinteresse assoluto per tutto, è l'annientamento della vita, è proprio l'estinzione dell'anima. Uno non crede più in niente, non ha più fiducia in niente e in nessuno e ha la convinzione ferma, indefettibile di non guarire più. La depressione è una malattia come tutte le altre, ma molto più grave delle altre perché non si vede. Non ti accorgi se una persona è depressa, te ne accorgi quando questa persona scoppia in lacrime per la depressione, è disperata, ma altrimenti la persona, quindi non sai che sintomi hai perché non hai sintomi. Il sintomo è la malattia dell'anima, che non sappiamo prima di tutto che cosa sia e non sappiamo perché si ammali e non sappiamo perché guarisca. E sono 10 milioni di italiani che soffrono in generale di depressione o profonda o maggiore o minore. Depressione maggiore melanconica, di cui soffrivano Churchill, Zweig, Montanelli, Gassman, Cossiga, è una depressione, può essere bipolare. Quando è bipolare passa da stati di euforia parossistica e ingiustificata a stati di disperazione proprio cosmica. Poi c'è la depressione unipolare, quella che ho avuto io, cioè era uno stato di perenne disperazione. Io ho sofferto, ho avuto nella vita tre depressioni, una a 23 anni, una a 43 anni, una la più devastante a 67 anni. Le cause della prima depressione, c'è stata la causa, sempre questa causa biochimica, cioè evidentemente ho avuto una caduta, allora non ci pensavo, nessuno me l'aveva detto, di serotonina. E questa mi durò 3 anni. Mi fu molto vicino Montanelli, perché Montanelli anche lui soffriva di depressioni cicliche ogni 20 anni. E io gli fui vicino quando lui ebbe una depressione di queste profonde, bipolari. Lui l'aveva a 58 anni, ricordo, facevamo una passeggiata insieme a Villa Borghese. Lui a un certo punto, piangendo come un bambino, mi gettò le braccia al collo e mi disse: Robertino, così mi chiamava, io mi elimino, usò questa parola, mi elimino, mi uccidono, perché uno pensa, il primo pensiero è il suicidio. Quante volte io ho pensato al suicidio? Io mi ricordo a Cortina una sera, una cena ufficiale, solenne, io mi alzai e disse a mia moglie: andiamo via, io non ce la faccio più. Ma poi non sapevo neanche dove andare, perché dovunque andassi io stavo male e piangevo, passavo le giornate qui su questo divano, con questo divano, senza fare, io non sto mai senza fare niente, mai, mai. Però stavo qui, ciondolavo, io poi porto la camicia da notte, la papalina, non mi vestivo neanche. Non avevo voglia di fare la doccia, vivevo come un barbone e non mi interessava niente, soprattutto soffrivo molto per non scrivere, per non poter scrivere, che la cosa che io amavo pazzamente, la mia vita è stata la scrittura. Queste depressioni da cui, ripeto, si esce sempre quando la depressione è profonda. Andate, ripeto, da uno psichiatra e curatevi con i farmaci.
perché c'è un fatto organico, organico. Io avrei dovuto farlo prima, però all'inizio, le prime settimane, i primi mesi ero anch'io sconcertato, non capivo cosa mi stesse succedendo. Oggi mi sono ripreso, sto bene, continuo in piccole dosi, in dosi ridotte, a prendere questi farmaci, perché evidentemente c'è in me una carenza genetica di serotonina, e poi ho tutti gli acciacchi di questo mondo, convivo con questi acciacchi perché la vita è questa. Non li subisco, ma li accetto tutti. Non li sfido, ma reagisco. Thank you.